Allora, prima di iniziare con l'accensione di oggi, voglio informarvi che oggi è 9 maggio e domani 10 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine per iscriversi alla quarta edizione del Movie Planet Film Festival, ovvero il festival dedicato al cinema indipendente organizzato a Movie Planet, che è la catena di cinema con cui collaboro da ormai quasi 4 anni. Come passa il tempo? Quindi, se avete realizzato un film che può essere un corto, medio, un lungometraggio, pure anche il pilota di una webserie, perché abbiamo aggiunto anche questa categoria quest'anno, potete iscrivervi, non importa quando la vostra opera è stata creata. Potete partecipare anche con un film o il pilota di una webserie che avete realizzato anni fa. L'importante è che abbiate una storia da raccontare. Scritto qui sotto trovate il link al sito ufficiale del festival, dove trovate tutte le informazioni del caso, compreso il regolamento che vi invito a leggere attentamente, la liberatoria e tutto quello che è necessario per iscrivervi e per sapere come iscrivervi. Quindi, se volete cimentarvi in questa sfida, siete i benvenuti. Mi raccomando, tutte le proposte di iscrizione inoltrate oltre le 23.59 e il 10 maggio non verranno automaticamente prese in considerazione, perché il regolamento prevede che la data e l'ora sia quella che vi ho appena detto. Quindi, mi raccomando, cercate di fare tutto secondo le regole. Per cui, bando alle ciance, iniziamo subito con la sessione di oggi. Sigla. Allora, ancora una volta devo ringraziare ragazzi di Lega Nerd che mi hanno permesso di vedere l'anteprima del film di cui sto per parlare, e ci tenevo particolarmente perché lo aspettavo con una trepidazione che vi lascio solo immaginare. Qui in descrizione qui sotto trovate il link al sito di Lega Nerd, che penso tutti conoscerete, ma in caso contrario dategli un'occhiata, perché è un sito molto interessante dove vengono proposti articoli che trattano argomenti nerd, ma in generale anche tutto ciò che riguarda il cinema, la tecnologia, i videogiochi, eccetera. E poi lasciando scritto qui sotto anche il link alla recensione del film da parte di Gabriella, che è bravissima, l'ho trovata molto interessante come opinione e lei è una persona che stimo tantissimo. E naturalmente ringrazio Antonio, che è il maggiore responsabile del fatto che io in quest'ultimo periodo riesco a vedere tanti bei filmetti in anteprima, quindi grazie mille Antonio. Ora passiamo alla recensione vera e propria. Voglio parlare di un film che probabilmente era quello che aspettavo maggiormente in quest'ultimo periodo. Mi riferisco a Piccolo 17 per la regia di Ridley Scott ed è Alien Covenant. Dunque, chi mi segue sulla pagina Facebook sa che domenica scorsa ho dato un parere sommario sul film, al momento che era scaduto l'embargo, perché l'ho visto in anteprima il 3 maggio e si poteva iniziare a dare un'opinione su quanto si era visto a partire dalla domenica mattina del 7, e io sabato sera ho programmato un post pronto per le 7 del mattino del giorno dopo, in cui per l'appunto vi dicevo brevemente la mia sul film, senza però andare troppo nel dettaglio, perché altrimenti non serviva più fare la recensione. E si è creata una discussione molto accesa, perché a me il film ha deluso abbastanza, ma devo essermi spiegato male io, perché in tanti hanno pensato che non mi fosse piaciuto in quanto mero seguito di Prometheus. Allora, spieghiamo un attimo questa cosa. Ridley Scott già da tempo aveva voluto realizzare un seguito di quel Prometheus uscito ormai 5 anni fa, che a me non era piaciuto perché era un po' una paraculata. Prima dicevano che era uno spin-off di Alien, poi era un prequel, poi no, era un film un po' a sé che però faceva da prologo a Alien, insomma. Avevano usato mille scuse per fare il cazzo che volevano e proporre qualcosa di diversissimo da Alien, ma va bene, perché non essendo di fatto un Alien, ci stava che non ci fossero i tratti distintivi della saga. Quindi, se in Alien abbiamo atmosfere claustrofobiche, in Prometheus abbiamo atmosfere molto più aperte, ampie, e nonostante a me francamente il film non fosse piaciuto, non tanto per atmosfere, che forse erano la cosa migliore, perché esteticamente è un film mostruoso, quanto piuttosto per via della trama, che partiva da uno spunto di base interessante, che poi sminchiava ingarbugliandolo inutilmente, proponendo personaggi stupidi che facevano cose che non stavano né in cielo né in terra, come accarezzare bisce aliene come se fossero gattini, e oltretutto si pensava che il film avrebbe risposto a qualche domanda sull'universo di Alien, invece generava più risposte delle domande a cui andava invece a rispondere. Però comunque capisco che fosse una sorta di esperimento. I produttori però
avevano capito che Prometheus non era piaciuto più di tanto, e quindi cosa fanno? Non è che dicono a Scott no, non dirigere il seguito, no, dirigilo, ma gli mettiamo il nome Alien Covenant. Se tu mi chiami un film Alien, mi aspetto i tratti distintivi della saga, perché io l'avevo capito che il film si sarebbe comunque riferito ad alcune cose che avevamo visto in Prometheus. Lo stesso Scott lo aveva detto, ma aveva detto anche che saremmo ritornati ad atmosfere tipiche di Alien. Invece questo film non è semplicemente un prequel del primo Alien del 79 con riferimenti a Prometheus, è un'estensione diretta di Prometheus. Cioè, se l'avessero chiamato Prometheus 2 avrei ancora potuto capire, e va bene. Però non è che il film non mi sia piaciuto perché è un seguito a Prometheus, per quanto la cosa non mi abbia fatto impazzire, ma perché ha ripreso direttamente tutte quelle cose che di Prometheus non mi hanno piaciute. E non sto parlando di cose opinabili, sto parlando dei difetti maggiori, ovvero il fatto che non ci sia poi molta sostanza. Certo, è un film, questo Alien Covenant, con una buona regia, perché comunque Scott negli ultimi anni non sarà più quello di una volta, ma registicamente non gli si può dire nulla, i suoi film non saranno più capolavori che sfornava fino a 20 anni fa, però comunque, insomma, ne ha diretti alcuni anche recentemente che tenevano botta. The Martian non lo definirei un capolavoro, ma è veramente interessante, e anche lì registicamente non si può veramente recriminargli nulla, quindi la regia ci può stare, ok? La regia di questo Alien Covenant mi è piaciuta meno di quella di Prometheus, però, e anche l'estetica, che pure riprende quella del film precedente, mi ha soddisfatto di meno. Perché? Perché sì, ci sono le atmosfere ariose, ma poi le hanno incupite perché volevano riferirsi esteticamente anche ad Alien, e questo film diventa Alien nelle ambientazioni e nell'impianto solo negli ultimi 20 minuti, d'accordo? Uno può dire, ma si capiva che non si quei Prometheus, gne! Si sono dette talmente tante cose su questo Alien Covenant che ci hanno rincoglioniti, e di fatto non è mai stato detto che sarebbe stato un seguito così tanto diretto a Prometheus, tant'è vero che se non avete visto Prometheus rischiate di non capirci molto. Cioè, ci sono alcuni spiegoni che cercano di farti capire meglio la trama, ma vi assicuro che è meglio guardarsi Prometheus. Poi qualche giorno fa, una settimana e mezza fa circa, è uscito questo prologo, questo cortometraggio che univa Prometheus e Alien Covenant. Quando l'ho visto all'Alien Day ho pensato, i riferimenti ci sono, d'accordo, non credevo però che ci sarebbe stato un aggancio così forte come quello che poi troviamo nel film, e io non l'ho apprezzato proprio perché ci sono ancora quei cliché stupidi che però non sono mai appartenuti alla saga di Alien. Cioè, se in un film degli anni 70 mi metti magari personaggi che fanno qualcosina di stupido, magari in un film della stessa casa nel 2017 mi aspetto che questo tipo di cliché tu me li levi un pochino, d'accordo? Quindi nel primo Alien sì, magari vedi il personaggio di John Hurt che si avvicina troppo all'uovo e viene per appunto preso dal facehugger e dice ma che testa di cazzo, però era anche un momento in cui era sconvolto da quello che stava vedendo, perché si trova all'improvviso in questa nave dove ci sono queste uova, lui cerca di capire che cos'è col mitragliatore davanti, e sfortunatamente viene preso per appunto dal facehugger. Qua abbiamo momenti che veramente scatenavano l'ilarità del pubblico, cioè in sala la gente rideva. Cioè, c'è proprio il personaggio Billy Crudup fa una cosa a un certo punto che ti viene da dire, ma sei una testa di cazzo senza pari. Cioè, veramente, proprio da un punto di vista del ragionamento, fanno delle cose assurde i personaggi, e non capisco per quale motivo, capito? E poi c'è un altro cliché che non mi spiego perché non è mai stato proprio della saga, ovvero la protagonista è Kathleen Waterstone, ovvero la porpentina di Animali Fantastici e Dove Trovarli, e è l'unica dell'equipaggio a essere una ragazza normale nell'aspetto. Tutte le altre sono delle strappone micidiali, sono tutte bellissime. Gli uomini no, sono tutti regolari, magari c'è quello più carino, ma non è che ci sono quelli fisicati, palestrati, c'è addirittura il personaggio di Danny McBride, Tennessee, che mi è piaciuto tantissimo, lui, mi ha soddisfatto che è cicciottello, con la panza, insomma, uno regolare, uno normale come ne puoi vedere altri 100 in giro. Invece tutte le altre donne sono comunque molto belle, appariscenti. Questa cosa non l'ho capito, cioè, capito? È un cliché da film horror anni 90 che non è mai stato utilizzato tanto nella saga, perché comunque Sigourney Weaver
è sì una bella donna, ma non era la classica gnoccolona che possiamo trovare in tanti altri film horror e non solo. Era un personaggio cazzuto, Ripley, che era interpretato da una donna che poteva sicuramente piacere, ma che non era neanche messa giù in maniera da farle risaltare particolarmente la bellezza. E quindi non capisco perché questo cambio. E vabbè. Poi qua devo dire c'è un'altra cosa che mi dà fastidio, che capisco perfettamente che è probabilmente un puntiglio mio, d'accordo, però è una cosa che avevo già notato in Prometheus e che in questo Covenant, non so, mi torna a darmi fastidio, ovvero le tecnologie di cui sono in possesso in questo film sono infinitamente superiori da quello che sembra a quelle che troviamo in tutti i film più datati della saga di Alien, che cronologicamente sono ambientati decenni dopo questo Covenant, che se non erro si ambienta una decina d'anni dopo Prometheus. Quindi è una cosa che mi dà fastidio, non è che io pretenda che facciano come avevano fatto in Alien Isolation, il videogioco uscito un paio di anni fa, in cui avevamo per l'appunto gli schermi dei computer degli anni 70-80 come nel primo film, no? Cioè avevano adeguato le tecnologie a quelle del primo film. Capisco che sarebbe ridicolo nel 2017 vedere questi qui che utilizzano i computer che sembrano dei vecchi Mac, per l'amor del cielo, però ci sono proprio delle cose, degli elementi tecnologici che sembrano suggerire che stiamo guardando un film ambientato molti anni dopo nel futuro rispetto a quelli vecchi della saga. Non lo so, è una cosa che mi fa fatica a farmi pensare a questo film come un Alien fatto e finito. Di fatto poi non lo è, perché comunque non abbiamo neanche gli xenomorfi, a dirla tutta, sono ancora delle creature in uno stadio evolutivo precedente, anche se verso la fine, come si vede anche nei trailer, non sto facendo spoiler, l'ha messa anche nella locandina, ci sono alcune di queste creature che si evolvono in modo da assomigliare in maniera parecchio pesante agli xenomorfi, hanno solo qualche attributo in più, però alla fin fine capiamo che stiamo andando verso quello stadio della trasformazione. E le creature non mi sono affatto dispiaciute, peccato che la CGI non sia sempre al top, ci sono dei momenti in cui si nota tantissimo che le creature non si armonizzano con gli elementi realmente presenti in scena in quanto create in digitale. E questo mi dispiace perché quando, riguardando Aliens di James Cameron, io mi ritrovo a pensare che la regina sia qualcosa di spettacolare da un punto di vista proprio della messa in scena, perché avevano usato dei trucchetti per non far pesare il fatto che fosse un po' pazzo, rispetto invece a una creatura molto simile che vedo realizzata in CGI, c'è qualcosa che non va, perché a questo punto paradossalmente quasi mi verrebbe da pensare che, tanto finto per finto, allora preferisco qualcosa che sia tangibile e presente realmente sulla scena, perché è vero che i movimenti sono più credibili, per l'amor del cielo, però ci sono alcuni momenti in cui, nonostante la CGI sia di alto livello, lo stesso mi stona, perché si vede che sto guardando una creatura fittizia che non è realmente lì con i personaggi. Poi, per l'amor del cielo, è anche questo un punto su cui è inutile lamentarsi, perché ormai è così in tutti i film che escono oggigiorno al cinema. È solo che, capite, essendo molto affezionato agli altri film della saga e ai cosiddetti pupazzoni, un po' mi mancano, lo so, però comunque è il progresso, non possiamo assolutamente pensare che si possa tornare indietro, la tecnologia è progredita e ci teniamo questo. Era solo una riflessione un po' estemporanea su come sono cambiate le cose e su come a volte certi pupazzoni siano meglio degli effetti in CGI, però ammetto che ci sono alcune scene che sono effettivamente suggestive. Infatti ho detto, la CGI non è sempre al top, ma ci sono momenti in cui effettivamente risulta anche abbastanza credibile, in uno in particolare che vi dirò nella parte spoiler. Il problema è proprio la questione della sostanza, cioè quello che viene detto nel film lo si poteva dire in 40 minuti, invece ci mettono un paio d'ore belle piene. Fondamentalmente per la gran parte del film non vediamo altro che questi tizi che incontrano queste creature. C'è un qualcosa che dovrebbe far andare avanti la trama, ma che viene paventato solo nella seconda metà, ma è una spiegazione che ricollega il film direttamente a Prometheus, che non mi ha soddisfatto, perché non è che ti spiegano in realtà, ti dicono delle cose, però se da una parte ti risolvono dei dubbi, dall'altra te ne fanno venire 100.000.
di nuovi. E io sono lì che dico, ma cazzo, cioè, puoi spiegarmi specificamente questi due o tre elementi così io capisco meglio cosa effettivamente sta succedendo? Certo, c'è una cosa in questo film che negli altri film di Alien non abbiamo quasi mai trovato, e se c'era, era solo qualcosa di labile. Ovvero, abbiamo una sorta di villain, tra virgolette, cioè solitamente la minaccia più grande nei film della saga di Alien sono gli xenomorfi, le creature e quant'altro, il fatto che sei nello spazio, il fatto che l'ambiente è già ostile di suo, figuriamoci se ci aggiungi gli alieni. Qui invece le creature ci sono sicuramente uno degli ostacoli maggiori, ma poi c'è qualcosa che va ad aggiungersi, che è una minaccia ancora più tangibile, una minaccia difficile da scongiurare, perché se ci pensate alla fine lo xenomorfo non si fa troppi problemi sul pensare meno di ucciderti, è una bestia, ti attacca, ti ammazza e basta, l'unica cosa che vuole è espandersi e distruggere. Invece qua sono riusciti ad aggiungere un'ulteriore minaccia, che ovviamente non sto assolutamente a dirvi quale sia, che per quanto in alcuni momenti lasci un po' il tempo che trova, non è affatto male. E ci sono delle cose che mi hanno soddisfatto, ad esempio penso che la cosa migliore del film sia Michael Fassbender qua è stato molto bravo, perché non era affatto semplice interpretare il ruolo che era chiamato per appunto interpretare. È risultato leggermente sopra le righe in alcuni momenti, ma questo perché doveva essere così, cioè è una cosa che ho accettato per un motivo che non posso dirvi adesso, perché farei spoiler e che vi spiegherò nella parte appunto in cui ne farò, ma vi assicuro che ogni momento in cui Fassbender sembra eccedere è effettivamente giustificato dalla situazione e dalla natura del personaggio. Quindi sono assolutamente convinto che da quel punto di vista Fassbender sia stato veramente molto bravo. Poi, per l'amor del cielo, mi danno alcune spiegazioni che sono anche fantasiose, per l'amor del cielo, ma non sono supportate da una credibilità anche solo parascientifica. Voglio dire, è un film di fantascienza, non è che io mi aspetto delle spiegazioni che siano plausibili, però nell'ottica della fantascienza mi dovresti dare una motivazione per cui possono accadere alcune cose, perché l'elemento principale per cui succede tutto non mi è stato spiegato. Io non riesco a capire che cazzo devo pensare di certe cose che mi vengono sparate in faccia all'improvviso. Peraltro noto che ha un ritmo molto strano questo film, cioè la prima parte è molto lenta, ci mette tanto a ingranare, interessante tutto quello che volete, però dopo un po' ero lì che dicevo, sì, ma si entra nel vivo dell'azione o no? Poi io all'Alien Day ho visto anche 20 minuti del film, e come penso molti di voi, e avevano mostrato tutta la parte dell'incontro con la prima delle creature, no? E io volevo vedere un po' la questione che non escono più dal petto, ma è da un altro luogo, che non sto a dire perché, ripeto, non voglio fare spoiler. Questa cosa la volevo capire un attimo, no? Volevo capire un po' come l'avevano resa, e va bene, era resa abbastanza bene, non mi era dispiaciuto come scena, molto splatter, sono tornati, ecco, se in Prometheus non avevamo tanto splatter, in questo film è effettivamente molto Alien, ci sono molte scene violente, meno di quelle che avrei creduto, però effettivamente la violenza c'è, non si può negare, e fondamentalmente io pensavo che poi sarebbe stato tutto molto più movimentato, invece risulta inutilmente noioso, con delle situazioni di stallo che non ti aspetti, per poi arrivare a momenti molto frenetici che si arrestano ancora, insomma è discontinuo fino alla fine. Non riuscivo a capire perché non riuscissero a dargli un ritmo che fosse quantomeno cadenzato. Se guardate gli altri film della saga, effettivamente il ritmo è abbastanza costante, tanto nel primo Alien, quanto nel secondo, nel terzo meno, ma perché lì ha subito le vicissitudini produttive che, vabbè, sappiamo tutti quali sono. Alien la clonazione è un fumettone, però quantomeno il suo ritmo ce l'aveva, cioè non erano ritmici i problemi dell'Alien di Genetica, erano, mi ricordo se era solo Pierre Jeunet o se erano proprio Jeunet e Caro, mi pare fossero Jeunet e Caro, comunque non era quello il problema principale del film, non era ritmico, erano ben altri problemi, cioè era proprio l'idea che stava alla base che era sbagliata, però vabbè. In questo è molto più simile a Prometheus, che ho trovato eccessivamente lento e inutilmente arzigogolato nello svolgimento della trama, perché poi erano arzigogoli che si basavano sul nulla, su un film che di fatto era privo di sostanza. Qui
hanno cercato di mettere più sostanza, ma poi in realtà secondo me non ci sono riusciti del tutto. Hanno anche provato a rendere più interessanti i personaggi, ma se possibile sono ancora più idioti degli altri. Io sono con di quelli dell'altro film. Sono contento che abbiano scritturato Billy Crudup, il dottor Manhattan di Watchmen, per intenderci. Però il suo personaggio, oltre ad essere odioso, prende delle decisioni che sono assurde, ma più che altro è assurdo che tutti gli altri le supportino. Cioè sono delle cose che io non riesco a capire. Una sola persona giustamente gli fa notare che forse sta dicendo e pensando una marea di fregnacce, di cagate, ma ovviamente tutti le danno contro. Però vabbè, lo dirò poi nella parte spoiler. Sta di fatto che insomma certe cose che succedono non mi sembrano assolutamente facili da digerire. E poi ho apprezzato Tennessee, il personaggio della Waterstone. A me non ha fatto impazzire, ma perché? Perché in Alien io sono sempre stato abituato a vedere personaggi femminili forti, a partire da Sigourney Weaver, poi c'erano i vari membri femminili del corpo dei Marines. Questo è un personaggio scialbo che non ha molto da dire, non è particolarmente approfondito, non mi interessa neanche vedere se sopravvivo oppure no. Cioè, paradossalmente preferivo di più il personaggio di Numira Pass di Prometheus. Quello perlomeno aveva una sua aveva un suo carisma. Quello della Waterstone no, non ha una sua identità propria. C'è solo una cosa a lei riferita che dovrebbe darle un certo carattere, ma che è sfruttata poco. Quindi non è che lei non sia stata brava, perché lei comunque è anche una brava attrice, è proprio il personaggio che è scritto in un certo modo. Io francamente avrei preferito vedere altro su una protagonista di un film come questo. Poi qualcuno potrebbe dire: ho capito, ma non puoi prendere per quello che è invece di fissarti sul fatto che è un alien. Ragazzi, io capisco che il fatto che si chiami Alien Covenant è marketing, ok? Così più gente sarebbe andato a vederlo. Ma se tu lo chiami Alien Covenant, significa che c'è la volontà di renderlo canonico con la saga di Alien. Volontà che era presente fino a un certo punto in Prometheus, e in cui si poteva capire perfettamente perché ci fossero delle diversità rispetto alla saga. Ma se tu me lo vuoi rendere un Alien, io che adoro Alien, aspetto di vedere un film che sia degno di tale nome. Se tu mi metti Prometheus 2, ma senza andare a correggere i difetti del primo Prometheus, che pure può essere piaciuto per amore del cielo, ma anche se è piaciuto dovete ammettere che aveva dei difetti, perché li aveva, è oggettivo, allora forse, ecco, si tratta di pubblicità ingannevole, tra virgolette. Cioè tu mi presenti il film come una cosa e poi il film è totalmente diverso. Io, se fosse stato seguito di Prometheus con però degli accorgimenti, probabilmente l'avrei apprezzato. Io non sono uno che non mi è piaciuto quello, allora a prescindere il secondo deve far cagare. No, il problema è che il secondo ha gli stessi effetti del primo. E allora che cosa devo fare? Oltretutto sapete che fino a qualche tempo fa era in lavorazione, in preproduzione, il film di Blomkamp su Alien, il famoso Alien che non teneva conto né di Alien 3 né di Alien 4, quindi né di quello di Fincher né di quello della clonazione, fondamentalmente Jeanette Caro o solo Piangione, comunque non teneva conto degli ultimi due e riprendeva direttamente dall'Aliens di Cameron. Il progetto è stato accantonato anche perché Scott continuava a fare pressione perché non si facesse, perché voleva probabilmente avere lui il pieno controllo della saga, e in sostanza già qualche giorno fa aveva detto di scordarci di vedere mai l'Alien di Blomkamp. Non si farà mai, almeno al momento non c'è assolutamente neanche il presupposto perché ciò possa accadere. Mi dispiace perché Blomkamp è uno che con la fantascienza ci sa fare, dopo District 9 e Elysium, che non mi è piaciuto ma so essere stato apprezzato da altri, Chappi che mi è piaciuto da morire, e quindi vedere le prese con Alien non mi avrebbe fatto schifo. È un po' come vedere Villeneuve le prese con Blade Runner, capito? Da una parte ho paura, dall'altra voglio vedere cosa tirerà fuori. Per cui capite bene che mi dispiace che non si veda l'Alien di Blomkamp, perché Scott deve fare il capriccioso e continuare su questa china che ha voluto far prendere la saga, e che io francamente trovo abbastanza inaccettabile, perché ripeto, se questo Alien Covenant fosse un seguito di Prometheus che va effettivamente ad ampliarmi seriamente l'universo di Alien con spiegazioni che non siano delle puttanate allucinanti, allora sarei contento. Ma siccome cerca di farmi arrivare
arrivare a quello che è successo in Alien con dei passaggi che secondo me sono assurdi, allora mi dispiace, ma io non ci sto. Tanto più che per arrivare a quello probabilmente ci vorrà un altro film che concluderà questa nuova trilogia, per com'è questo è. L'abbiamo capito, la cosa mi, insomma, mi lascia perplesso, perché alla fin fine, se vediamo quello che ha spiegato in Prometheus e quello che ha spiegato in questo Alien Covenant, era tutta roba che si poteva far stare tranquillamente in un film, non ce ne volevano due, e invece hanno voluto fare così perché volevano creare la nuova trilogia. Il problema è che gli mancava una cosa fondamentale, ovvero qualcosa da raccontare. Non hanno più qualcosa di reale da dire, a momenti ampliano di più i fumetti che sono stati fatti negli ultimi anni, cioè capite? Questa nuova trilogia è una sorta di universo espanso, sostanzialmente, che cerca di spiegarti da dove arrivano gli xenomorfi. Però io vi posso dire una cosa: sebbene da una parte ci sta che uno sia curioso, e mi metto nel mazzo, di sapere da dove arrivano gli xenomorfi, dall'altra parte, sapete che forse io sotto sotto non vorrei sapere da dove arrivano? Cioè, alla fine lo xenomorfo è un personaggio estremamente affascinante, è un mostro che sembra uno scarafaggio gigante, che ti esce dal petto dopo che ti è stato incubato l'embrione, dopo poco diventa questa roba gigantesca. E quindi nel momento in cui tu vieni a sapere effettivamente da dove arriva, perde il suo fascino. Lo perde quasi completamente. Forse sarebbe stato meglio non far sapere da dove arriva. È bello che sia un personaggio misterioso, un mostro che arriva dall'ignoto. Nel momento in cui tu gli dai un'identità pregressa e fai capire da dove arriva, si perde gran parte del suo mordente. Passatemi il gioco di parole orrendo, capito? Quindi quasi quasi non avrebbe neanche necessitato di una spiegazione l'origine dello xenomorfo, anche perché per come l'hanno data potevano anche evitare di farlo, perché io sono più confuso di prima, tanto che quasi mi colpisco da solo. Quindi non, davvero non trovo neanche sensata l'idea che sta alla base di tutto questo. Ci sono quelle due o tre cose che effettivamente non sono male. Allora, a livello registico, ripeto, è notevole, ci sono dei momenti in macchina che sono pazzeschi, per non parlare dei momenti in cui vediamo la nave che flutta nello spazio. Ultimamente sono usciti molti film che da quel punto di vista sono suggestivi, come Interstellar, Gravity, lo stesso Life, che è un film che sicuramente ha i suoi difetti, ma che a me non era dispiaciuto, e che era comunque molto in debito con Alien, e questo Alien Covenant, anche lo stesso Prometheus, no? Quindi momenti in cui esteticamente è tanta roba, nel senso che lo vedi e fai, mamma mia, una cosa pazzesca. Però va anche detto che nei momenti più frenetici, in questo film la regia era buona, però neanche poi così esagerata. Ripeto, forse esteticamente, da un punto di vista tecnico, era un po' meglio Prometheus. Non dico che ci sia stato un regresso esagerato, ma ho preferito la regia di quel film a quella di questo Alien Covenant, che comunque è di livello. Ci sono anche dei piani sequenza molto interessanti, dei primissimi piani sui personaggi che ne mostrano il terrore assoluto, che sono estremamente suggestivi, per cui Scott da quel punto di vista è uno che, come prima, sa ancora il fatto suo. Però il problema è che ho notato che molti dicono Prometheus era un film fantastico dal punto di vista estetico e registico, quindi un buon film. No, no, perché ragazzi, il cinema è anche equilibrio, cioè è vero, ci sono film come ad esempio Suspiria che sono tutte estetiche e pochissima sostanza dal punto di vista della trama, ma erano talmente basati su quello, che poi era anche un altro periodo cinematografico, che tu li accettavi perché volevano stupirti, volevano spaccarti le orecchie, gli occhi, le orecchie con la musica, gli occhi con la violenza, e tu andavi per quello. Per quanto Prometheus e Alien Covenant abbiano un'estetica meravigliosa, io non vado al cinema per vedere quello, io vado al cinema per la storia, per tutto quello che sta dietro. Se manca quello, io parlo per vedere questi film, se manca quello, allora ragazzi, no, perché io da un film su Alien mi aspetto, non dico una trama cerebrale, ma mi aspetto un qualcosa di specifico, non dei tizi che per la maggior parte parlano, perché qui parlano e parlano e parlano e non dicono neanche cose particolarmente interessanti. Quindi io francamente
non sono stato particolarmente soddisfatto dalla trama né di questo Covenant né di Prometheus. Quindi, se uno si accontenta del puro lato tecnico in un film che non si basa solo sul lato tecnico, è come dire, e questo paragone l'avevo già fatto, come dire a una persona: lei è sana come un pesce. Certo, ha uno osteoporosi che le sta sbriciolando le ossa, però è sana come un pesce perché la sceneggiatura è l'ossatura del film. Se il film è meraviglioso da un punto di vista registico e grafico e fotografico, ma poi mi cade proprio su quello che accade, su quello che succede nella storia, e ci sono delle puttanate immonde, spiegatemi allora perché il film dovrebbe esservi riuscito. Cioè, poi oltretutto, questo alien è l'alien che non spaventa, è l'alien che fa ridere, è l'alien che non ti mette angoscia. Io non ho provato angoscia in neanche un singolo secondo guardando Alien Covenant, ma neanche per sbaglio. Cioè, vi giuro, volevo provare un po' di angoscia, speravo di sentire quella sensazione quella sensazione di essere braccati. Non arriva, ma perché? Perché è difficile dare quella sensazione quando ambienti il film in luoghi molto ampi, in cui praticamente non c'è neanche la questione del corridoio stretto da cui a ogni angolo può spuntarti il mostro della situazione, che magari ti arriva da dietro la condotta della reazione. Lì, per forza di cose, l'angoscia la provi. Qui no, perché poi le scene in cui ci sono i mostri diventano scene action pure, perché sembra di assistere alla trasposizione di uno sparatutto quasi, capito? Quindi non ho sentito quel tipo di angoscia, e ripeto, c'è Alien nel titolo. Essendo, cioè, l'Aliens di James Cameron era un film action, eppure quella sensazione di essere costantemente braccati dal predatore c'era. La scena del escono dalle fottute pareti è perché loro uscivano, cioè si staccavano dalle pareti dove sembravano quasi delle statue incastonate, e ti facevano un mazzo così. Quindi, sebbene la scena poi veniva gestita dal punto di vista action, lo spazio chiuso, il fatto che loro non sapessero con cosa stavano avendo a che fare, ti rendeva il tutto molto spaventoso, molto angosciante, anche se di fatto la componente action era molto alta e forte. Qui questo non accade. Le scene più action non mi mettono una grande tensione, ci sono solo un paio di scene che mi hanno effettivamente messo un minimo di angoscia, e sono quelle, guarda caso, ambientate negli spazi chiusi, quelle che si riferiscono più ad Alien, ma sono veramente poche, si contano sulla punta delle dita di una mano. Quindi tante le citazioni agli altri film della saga, tante le citazioni anche a Prometheus, per cui dal punto di vista citazionistico nulla da dire, ma non mi basta quello, non è quello che mi va a far apprezzare il film. Poi, tra altre cose, non ho capito per quale motivo, mi dicono prima di vedere il film: oh, ma hai visto che c'è anche James Franco? E tu, come c'è James Franco? Io non lo sapevo, no? James Franco, che ha dire che fa un cameo sarebbe quasi un complimento, nel senso che è meno di un cameo. Non ho capito perché scomodare un attore come James Franco, che fa parte anche lui della Apatow Mafia, esattamente come Danny McBride, che interpreta appunto Tennessee nel film, per quale motivo scomodarmi uno come James Franco per un ruolo del genere? Cioè, capito? È insensato, capito? Non è come Wayland, Guy Pearce per Wayland, che comunque aveva un suo senso, quello che non capivo era perché scomodare Guy Pearce per poi fartelo vedere da vecchio, cioè, capito, invecchiato, eccetera. Però vabbè, era una scelta, almeno compariva nel film, quello che il suo ruolo era molto importante, siamo tutti d'accordo. Non capisco perché prendere James Franco per un ruolo così effimero, che ha un suo senso del film, fino a un certo punto, cioè poteva fare anche mio zio e mio cugino, invece non ha fatto fare James Franco. È simpatico da vedere, ma non ne capisco l'utilità. Vabbè, cioè, perché proprio lui, perché proprio un attore di questo peso? Non si sa, è un po' come Andy Garcia, che in Passengers esce dalla navicella alla fine, il capitano, e si vede proprio gli ultimi 10 secondi di lui che guarda le piante e basta, cioè quella roba lì non la capirò mai. Comunque, siamo a quei livelli lì. Per cui, anche dal punto di vista interpretativo, sì, credo che sia solo Fassbender che veramente si salva tantissimo, nel senso che Fassbender è l'ossatura di questo Alien Covenant, è forse la cosa migliore in assoluto. Perché altrimenti non ci sono altri elementi che mi facciano dire: wow, questo film è veramente da apprezzare. Perché sì, anche la questione delle creature, una volta che hai capito che cosa è successo, non sono neanche più così interessanti, e io personalmente mi sono semplicemente risentito più che altro per il fatto di non aver ricevuto una spiegazione che fosse effettivamente soddisfacente.
perché mi spieghi cosa hai fatto, ma non mi dai non mi dai la conoscenza per capire come ha fatto certe cose. Tu mi devi, se tu vuoi fare fantascienza, io vorrei che tu cercassi di spiegarmi come accadono certe cose, sebbene tu me le stia spiegando in maniera fantasiosa. Perché altrimenti io non riesco a credere che quella cosa stia accadendo in quel modo, nel senso che io devo capire come un certo personaggio fa a fare una certa cosa con una certa tecnologia, perché altrimenti davvero io non capito, devo crederti sulla fiducia, ma mi rimane un'incompletezza di fondo. Non so, francamente la cosa non è che mi abbia soddisfatto molto. Però ammetto che, ad esempio, le musiche non sono male. Non è che sono di quelle musiche che ti entrano in testa, ma sono un ottimo commento alle varie scene che tu stai guardando. Quindi da quel punto di vista posso effettivamente ritenermi abbastanza soddisfatto. È un film che nel suo complesso non definirei una schifezza, una merdata e quant'altro. Anzi, sono abbastanza convinto che tante persone che hanno apprezzato Prometheus apprezzeranno anche questo per forza di cose, perché è molto simile. Però secondo me anche come sequel di Prometheus non è questo granché, perché Prometheus poteva tranquillamente rimanere a sé, ok? Doveva rimanere a sé, non aveva bisogno di un proseguimento. Piuttosto proseguimi quel tipo di storia sulla sua falsa riga con altri personaggi e quant'altro, non tornarmi indietro, perché altrimenti lo leghi troppo al primo film e il primo film non aveva bisogno di un, cioè non aveva realmente bisogno di un proseguimento, aveva forse bisogno di un proseguimento la situazione, l'ambientazione, ma non il film con tutto quello che gli stava intorno. Quello secondo me non avrebbe avuto realmente bisogno di spiegazione, anche perché certe cose che accadono in questo film mi rendono estremamente vane quelle che accadono in Prometheus. E questa cosa mi dà molto fastidio, perché io pensavo che già che questo film, il sequel di quell'altro, mi spiegassero qualcosa in più sull'ingegnere e quant'altro, invece tutto questo viene completamente accantonato, quasi non si nominano più. C'è solo un riferimento fugace e poi si passa a tutt'altro. Allora io mi chiedo, ma allora scusatemi, a che pro inserire una tematica così profonda sulla carta come quella della creazione della vita e quant'altro, se poi non me la prosegui nel seguito del film? Già che tanto è evidente che non sai come cazzo continuare il tutto, perché non ti focalizzi su quello e mi dai una spiegazione su quello? Perché, no, allora, o se non vuoi darmi una spiegazione, perché non provi almeno a battere quella strada, a cercare di far sì che i personaggi siano interessati a questo argomento? Invece qua non si parla quasi più di questo, tranne un momento all'inizio. Io francamente, veramente, non comprendo perché iniziare su un binario e spostarsi su un altro che non offre neanche tutti questi grandi spunti di riflessione. O meglio, la questione della creazione della vita torna, ma torna in un modo che sinceramente non mi ha soddisfatto. Cioè io ho capito cosa volevano fare. Ed è anche interessante sulla carta, ma non mi è piaciuto come hanno messo in scena tutto questo, come lo hanno sviluppato. È una cosa che riguarda l'interpretazione di Fassbender, e la devo dire nella parte spoiler perché non posso farlo qui. Però, insomma, io avrei preferito qualcosa di sinceramente diverso. Avrei preferito un approccio completamente differente a questo, alla materia di Alien, perché davvero ho avuto la sensazione di aver visto per 2 ore il niente condito con una bella estetica, una buona regia, delle buone musiche, una fotografia veramente bella che valorizza questi paesaggi molto ariosi ma ormai inariditi, non più quei paesaggi belli che vedevamo in Prometheus, quei paesaggi meravigliosi con quelle vedute panoramiche pazzesche. Ci sono anche qui, ma sono decadute, sono vedute ormai corrotte dalla morte. E esteticamente funziona da Dio, quindi una fotografia più cupa con un taglio di luce freddo, che è quello che io volevo. Ecco, da quel punto di vista non sono rimasto assolutamente deluso. Per il resto, insomma, però credo che molti lo potrebbero apprezzare, quindi non fate che non andate a vederlo eccetera perché io ho detto che a me non è piaciuto, perché comunque sì, ha dei difetti che sono oggettivi e penso sia innegabile, ma sta poi all'individuo decidere se questi difetti gli inficiano la visione del film oppure no. Quindi io non ho la verità in tasca, io non voglio dirvi che questo film è una merda, questo film ha deluso me per tanti motivi, perché io certe cose non sono riuscito assolutamente a perdonargliele, ecco. Alla fine è anche una questione di percezioni, io probabilmente
Speravo di avere qualcos'altro a questo film, però non è neanche una questione di mere aspettative, perché comunque al di là del fatto che alla fine sia seguito Prometheus, è proprio la caterva di difetti che ha, personaggi che fanno cose idiote, che dicono cose idiote, una trama molto raffazzonata che cerca di essere profonda ma non ci riesce, c'è solo un concetto che ho apprezzato veramente, personaggi che non solo, come ho detto, sono stupidi ma non sono neanche particolarmente approfonditi, interpretazioni non sempre di altissimo livello, o meglio la Waterstone e Crudup cercano di fare il possibile, però i personaggi sono scritti in un modo tale che più di tanto non possono fare. Bravo Danny McBride, ripeto, Fassbender la Madonna, però al di là di quello è un film, ecco, diciamo che da Ridley Scott, per quello che ci è abituati nel corso degli anni, io pretendo molto di più. Pretendo anche un impegno, perché se vuoi riaprire una saga che si poteva tranquillamente lasciare lì e espandere con videogiochi, fumetti e quant'altro senza scomodare il cinema, se non ci metti un minimo di impegno, allora veramente evita proprio di continuare, perché devi metterci impegno. Io ho sentito alcuni dire che Prometheus era un progetto coraggioso, che quindi Alien Covenant, se lo prosegue, potrebbe essere molto interessante. Io sono convinto che Prometheus non fosse poi più di tanto coraggioso. Era una paraculata, piaccia o non piaccia, non c'era niente di coraggioso, cioè proprio non c'è nulla di coraggioso nel continuare a cambiare la versione sulla natura del film, perché non sapevano neanche loro cosa, come avrebbero reagito i fan. Quello è proprio il tipico atteggiamento di chi non vuole grane, di chi non vuole cazzi ma vuole comunque guadagnare soldi, quindi è tutto il contrario del coraggio, ok? Per cui questo Alien Covenant ha una sua coerenza, nel senso che perlomeno cerca di riprodurre alcune cose di Prometheus e quant'altro, ma non fa ammenda su quello su cui bisognava fare ammenda, quasi che a Scott non fosse fregato un cazzo delle critiche sacrosante che gli sono arrivate per Prometheus e volesse dimostrare che tanto lui fa quello che gli pare. Bravo, fai quello che ti pare, però non hai realizzato un buon film su Alien. Mi dispiace, perché io da un film che porta il titolo Alien non mi aspetto questa roba qui, che è una roba che per l'amor del cielo sarà sicuramente vestita di una certa perizia da un punto di vista estetico e tecnico, ma che per il resto non ha tanta sostanza, come si suol dire, sotto il vestito niente o quasi niente, per cui io una grande profondità non ce l'ho vista, per quanto volessero dargliela. E poi il problema sono i cliché, dei cliché che io proprio... E ce n'è uno in particolare che vi dirò tra poco, che mi ha fatto incazzare come una mina. Quindi, questo è quello che pensavo in maniera generale circa Alien Covenant. Facciamo un commento qui sotto, cosa avete detto, discussione, mi raccomando, voglio sapere la vostra a riguardo, ma non scagniamoci, vi prego, non scagniamoci, perché lo so che questo film spaccherà in due l'opinione pubblica. Chi lo amerà, chi lo odierà, ma non ci sarà la via di mezzo. Io vi dico, non è che l'ho odiato a schifo, ma non mi è piaciuto più di tanto. In virtù del fatto che comunque ha un paio di cose che non sono male, unite alla sua grandissima veste tecnica, gli do un 6, e so che alcuni mi diranno che 6 è troppo poco, ma è un voto contestualizzato al tipo di film, a quello che il film voleva essere, e è anche molto viziato, tra virgolette, a parere personale, perché i voti sono personali, e questo film, per quello che mi ha dato, non si merita più di 6, per quanto sia tecnicamente quasi ineccepibile, seppur meno del suo predecessore. Quindi questo è quello che penso io, non sono verità di fede, io ripeto, non sono un critico, non è che io voglia sempre aver ragione, però ragazzi, ho dato un parere, credo, che ha cercato di tener conto sia dell'oggettività dei suoi difetti che ovviamente anche di quello che mi ha suscitato il film. Quindi ho cercato di essere imparziale, senza però dimenticarmi di dire anche la mia, di dire che cosa a me personalmente non è piaciuto. Quindi è la mia opinione, ma credo di essere riuscito a rilevare quali sono quei difetti che poi possono essere accettati o meno, ma che ci sono, capito? Quindi va bene l'opinione personale, ma cerchiamo anche sempre di guardare a ciò che effettivamente è lì da vedere. Per cui, ripeto, non voglio che pensiate che io pensi di avere la verità in tasca, assolutamente no, sono mie opinioni, però credo sia oggettivo che i difetti questo film li ha. Sta poi allo spettatore capire se questi difetti sono troppo per potersi far piacere il film, oppure se invece possono essere tranquillamente perdonate. Ditemi la vostra, mi raccomando, cerchiamo di non scannarci, non litigare. Io vi abbraccio, grazie per aver seguito tanto ma tanto ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo movie blog. Se non avete visto il film, non volete sapere nello specifico, altrimenti se volete sapere nello specifico, spezzate 3, 2,
1. Allora, parliamo un attimo del personaggio di Michael Fassbender. Dunque, qui interpreta Walter, che è un androide, un uomo artificiale, di una nuova serie rispetto a David, che era invece un artificiale di Prometheus. Quindi più tutto d'un pezzo, meno incline al pensiero autonomo, quindi migliorato, ma poi interpreta anche David stesso, perché a un certo punto lo incontrano sul pianeta degli ingegneri. Perché nel corto di raccordo tra Prometheus e Alien Covenant vediamo che il personaggio della Rapace ripara Davide, non ho capito perché dopo quello che ha fatto, ma vabbè, e insieme con l'astronave dell'ingegnere vanno sul pianeta di queste creature e vediamo che per appunto Davide ha qualcosa in mente. Quello che aveva in mente era distruggerli tutti usando il virus che loro stessi presumibilmente hanno creato e scatenando l'inferno sul pianeta con tutte queste creature che sono quegli pseudo-xenomorfi che iniziano a imperversare. E qui torna il tema della creazione, ovvero non ci si interroga più per tutto il film sul perché gli ingegneri abbiano creato gli umani, cosa che viene solo accennata all'inizio del film, dove vediamo la creazione di David ad opera di Weyland, interpretato ancora una volta Guy Pearce solo in quella scena, ma è stato fantastico. Guy Pearce avrebbe voluto vederlo molto di più in questa saga, però vabbè, è un personaggio importante ma che ha un'apparizione a livello scenico marginale. E quindi David ha maturato l'idea che gli umani non meritino un'altra possibilità, perché se stanno cercando di colonizzare altri pianeti è perché ormai sono la frutta su loro, e quindi dice: avete avuto la vostra possibilità, non dovete più espandervi, è ora di una forma di vita superiore. Quindi crea fondamentalmente queste creature e capiamo che gli xenomorfi come li conosciamo sono stati creati a opera di David, che si è divertito per anni, in questi 10 anni in cui è stato sul pianeta, a creare incroci. Ora, per quello che dicevo prima, devi farmi capire un po' di questa tecnologia. È un virus che riscrive il DNA, ma cosa incroci se a disposizione sono il DNA umano, quello di lei, perché si scopre che lui poi ha ucciso il personaggio della Rapace, facendo, pur dicendo di amarla, nonostante sia un androide, facendo degli esperimenti, vediamo il suo cadavere mutato con dei tentacoli che le escono, insomma, ha fatto degli incroci un po' particolari. Però il punto è questo, cioè, come funziona questo virus? Cioè, com'è che da lì sei arrivato a creare gli pseudoxenomorfi? Perché a un certo punto abbiamo questa scena dove il personaggio Crudup, che è il capitano della nave, cerca di capire cosa sta facendo David, perché vede quello che ha fatto e dice: tu sei pazzo? No, io sto cercando una forma di vita perfetta. Lo porta giù dove ci sono le uova molto simili a quelle del primo film. I facehugger che vi sono dentro sono praticamente gli stessi, gli xenomorfi che ne risultano sono quasi identici, tranne per queste protuberanze giganti che hanno sulla schiena, che poi scompariranno, ma fondamentalmente il concept è più o meno quello creato da Giger, cioè siamo veramente lì. Quindi cosa succede? Che qui entra in gioco il cliché di cui parlavo prima, cioè il personaggio Crudup, che è un imbecille, perché prima trovano questo pianeta e dicono: noi dobbiamo andare su un pianeta che ha 7 anni di distanza qui, ma se andiamo su questo, forse, visto che abbiamo trovato una trasmissione, non è che magari se andiamo lì finisce che troviamo delle condizioni di vita migliori? Secondo me sì, ma ti sembra? Siccome avrebbero dovuto andare nelle criocapsule per altri anni e c'era stato un incidente che aveva praticamente ucciso il capitano all'inizio, che è James Franco. Cioè, James Franco si vede all'inizio mentre prende fuoco nella capsula e poi si vede un filmato che la moglie, cioè Kathleen Waterston, sta guardando nel suo dispositivo, che gli aveva mandato un messaggio, una videochiamata. Insomma, sta di fatto che Franco è un cameo meno che cameo, ma cioè quasi non compare in scena se non da morto, quindi boh. Comunque, il punto è esattamente questo. Questo qui, loro avevano paura che fondamentalmente, tornando nelle capsule, potessero morire bruciati come lui. Potrebbe succedere, come no, però dicono, insomma, preferiremmo evitare di rischiare. Va bene, d'accordo, ci può stare. Però allora vai su un pianeta ostile, infatti poi andate a morire, ma è ovvio che andate a morire. E poi vediamo per appunto Crudup, che tra le cose lui non era stato nominato capitano, ma solo secondo, perché è un uomo di fede. Questo fatto di essere un uomo di fede non viene mai quasi tirato fuori in tutto il film, tranne che in una scena. Cioè, perché mi devi dare questa caratteristica a questo personaggio se questo personaggio non la tirerà mai fuori, non la userà mai per i fini della trama? Che senso ha? Giuro, questa cosa non l'ho capita. E c'è questa scena con lui che ha capito che Davide è pazzo, Davide lo porta in cantina, trova le uova e fa:
Prego, è assolutamente sicuro. Vedi l'uovo che si scappella, che si schiude. Vada più vicino e lui va vicino a guardare così. In sala la gente rideva a crepapelle. Perché nel 2017 non possiamo essere ancora fermi al cliché delle vai più vicino al mostro. Cosa vuoi che ti succeda, cazzo? Facehug, bam, e poi arriva un chestbuster che non è il bisciotto, ma è tipo uno xenomorfo piccolino. Cresce fuori così. E boh, capito, anche lì la CGI non è che fosse proprio ottimale. Non parliamo poi della scena della doccia, che io credevo avrebbero contestualizzato in maniera migliore, invece è messa a caso e siamo usciti direttamente da un film degli anni 80, di quelli slasher girati a basso costo, oppure di quello che succede quando c'è il tizio che viene squartato dall'alieno che esce dalla schiena. Quella scena sarebbe stata molto figa, non fosse che prima c'è una delle due ragazze che scivola sul sangue e va per terra, e poi lo fa l'altra un secondo dopo e riesce anche a chiudersi il piede nella porta che glielo spezza. E il punto è questo: scene di quel tipo fanno solo ridere perché sono fuori contesto. Cioè, capisco che in quel momento si è spaventata, quindi sei già più goffo e i movimenti sono limitati. Però che tu mi fai vedere che per due volte sti qui scivolano sul sangue con l'alieno che aveva addosso e quell'altra si spezza il piede nella porta, cioè è una roba che mi aspetterei piuttosto in un film di Sam Raimi, che è abituato a mettere la berlina in certe situazioni e quindi a mettere questo gusto un po' trash che però nel suo film ha senso, ma che in un film del genere, in questo contesto, non trova spazio, o meglio, se trova spazio fa ridere e non ti mette tensione e quant'altro. Mi dispiace, cioè la gente rideva come se non ci fosse un domani. Quindi capite, è quello che dico, che i personaggi fanno cose quando dico che i personaggi fanno cose stupide, intendevo proprio questo. Cioè, che cazzo, cioè, quello guarda l'uovo, quest'altre scivolano sul sangue, quell'altra che inizia a sparare per distruggere il xenomorfo e spara le bombole di gas sfondando l'intera navicella. Cioè, tutta quella sequenza è un delirio di cazzata allucinante che mi fa pensare, ma che è davvero? Quindi insomma io non lo posso accettare. Però la scena della creazione del primo mi era piaciuta perché lì sono spore, capito? È una delle forme del virus, sono spore che ti entrano nell'orecchio e ti creano la creatura. Anche qua, com'è possibile che in 10 minuti si formi? Però vabbè, non importa, nel primo Alien dal bisciotto in un secondo si sviluppava lo xenomorfo, quindi hanno una crescita enorme e va bene così. Però capito, anche alla fine, quando c'è l'altro cliché che mi ha fatto incazzare, Walter che combatte contro David, e ovviamente nello scontro vediamo che sopravvive Walter, ma in realtà, come era prevedibile, Walter era David che si era segato la mano perché a Walter uno dei mostri l'ha segato la mano, gli ha mangiato, lui cerca di difendere la protagonista e quindi non ce l'aveva, quindi si è segato la mano, non si capisce come abbia fatto a sconfiggerlo, si è fatto gli stessi tagli in modo da sembrare lui, e alla fine scopriamo che è Davide, oh che sorpresa, e che prende questi embrioni e li mette nell'incubatrice. Anche lì non sapendo come funziona questa cosa, cioè la cosa degli embrioni, io sì capisco che cosa fa, li diffonde, non si capisce se li diffonde tra i 2000 coloni che hanno a bordo. Se tu non mi dai i dati tecnici per capire che cazzo sta facendo, come faccio a capire quanto esattamente sia grave ciò che lui sta facendo? Lo stesso è per la questione dell'incrocio, il virus deve scrivere il DNA, sì, ma come funziona? Cioè, devi farmelo capire, altrimenti non mi risulta credibile che questo abbia creato gli xenomorfi pian piano, non riesco. Cioè, per darmi una spiegazione del genere, non me la dare proprio, preferisco che lo xenomorfo sia ignoto, che non si sappia da dove cazzo arriva, seriamente, lo preferirei. Ma tant'è. Quindi quello è un cliché che mi ha fatto incazzare, quello dello scambio prevedibilissimo che avrei preferito di gran lunga, ne parlavo proprio con Gabriella, avrei preferito che piuttosto Walter, anche lui un uomo artificiale, venisse corrotto nel pensiero da David e che dopo averlo ucciso portasse avanti la sua crociata, portasse avanti il suo ideale di distruggere il genere umano e lasciare spazio alla razza perfetta che sarebbe poi diventata quella degli xenomorfi. Sarebbe stato molto più bello, perché di fatto David si sente un dio a un certo punto. Cioè è qui che torna il tema della creazione, cioè non ci interessa più sapere come gli ingegneri hanno creato gli umani, lui ha distrutto i creatori degli umani e diventa creatore della specie dominante, della nuova specie dominante secondo lui. Bellissimo, profondissimo come concetto, peccato che vada tutto a ramengo dopo poco. Iniziano ad arrivare i mostri, lui incuba il tizio, crea il xenomorfo,
capito? Non... è tutto troppo raffazzonato, troppo buttato lì, non gli viene data la giusta profondità, perché sulla carta l'idea che lui si senta un dio distruggendo quelli che di fatto erano degli dei, questa razza che ha creato un'altra razza, lo fa sentire potente, lui, cioè era una cosa bella, eppure l'hanno, secondo me, ce la sono giocata molto male. Oltretutto io mi aspettavo un collegamento diretto all'Alien di Scott, a quello del 79. Invece finisce con lui che è a bordo della Covenant, che probabilmente incuberà l'equipaggio, non lo so, e ancora niente LV-426, si chiami il pianeta, capito? Ancora non si capisce come cazzo sia arrivata l'astronave, perché il pianeta Prometheus non è quello di Alien, è un altro pianeta, quindi ancora non si capisce come l'astronave dell'ingegnere sia arrivata su quell'LV. Ancora non siamo arrivati al primo Alien. E poi in ogni cazzo di film precedente ad Alien c'è sempre, cioè non rimangono mai testimoni per spiegare al comando, comunque via radio, che ci sono dei cazzo di alieni giganteschi, perché ricordiamoci, nella saga di Alien ancora, in questo momento, cronologicamente, in questo Alien Covenant, non si sa, nessuno sa dell'esistenza degli ingegneri e quant'altro, perché quelli che lo sapevano sono morti. E anche qui, quelli che potevano fare qualcosa sono morti o vengono ibernati. Quindi mi spiegate, cazzarola di una cazzarola, perché ancora non arriva il collegamento, lo faranno nel terzo film, non lo so. Sembra sempre che vogliono portare avanti la storia, ma che il film risulti a sé e alla fin fine torna tutto come prima. Sta cosa mi fa di un incazzare che non potete capire, però tant'è. Quindi un film che vorrebbe essere profondo, ma che poi di profondità non ne ha così tanta come si potrebbe sperare. Sì, ci sono delle scene belle, come ad esempio il facehugger che si stringe alla gola di Crudup, esattamente come faceva con John Hurt, le citazioni si sprecano, il finale in cui sbattono fuori, grazie alla depressurizzazione della stanza, lo pseudoxenomorfo con tutte le casse che volano via, quello è figo, per amore del cielo, ricorda tutti la maggior parte degli altri film di Alien dove lo xenomorfo viene sempre battuto in questo modo, però insomma... francamente non mi basta quello a farmi apprezzare il film, non mi bastano due citazioni per farmi pensare sì è proprio un film su Alien, e uno potrebbe dire sì, ma volevi le stesse due o tre cose. Non è che io volevo le stesse due o tre cose sempre, per l'amor del cielo, non dico quello, però il punto è che mi hai dato qualcosa di nuovo che però è palloso, poi nuovo cosa che è pieno di cliché che non c'è neanche nei film precedenti, cioè quantomeno nei film precedenti cazzate come lo scambio l'ultimo secondo almeno ci me le hanno evitate. Questa cosa qui è una roba che ho visto in 100.000 altri film e porca troia. Ma hai l'opportunità di fare, non so, piuttosto fai che lo scambio è avvenuto perché uno ha trasferito la coscienza nell'altro se non un androide, oppure fai veramente che ha convinto l'altro di abbracciare la sua causa, l'altro impazzisce anche lui, che cazzo ne so, un virus informatico che gli incasina il cervello, ma non mi fare che è quello che si è segato la mano, si è fatto il taglietto e si spaccia per l'altro perché è uguale, dai. Poi oltretutto Davide a volte è biondo, a volte è scuro di capelli, non si capisce, prima è biondo, poi sta di capelli ed è scuro, vabbè. Ok, non lo so, cioè tutto finalizzato questo scambio che vabbè, quindi non sono soddisfatto neanche per sbaglio, mi dispiace, non è un film di merda ma non è quello che avrei voluto, perché ha dei difetti che, ripeto, sono gli stessi di Prometheus, e allora proprio lì vuol dire che non te ne frega niente di quello che ti dice la critica, cioè tu vuoi fare di testa tua e continui a fare sti film qua, bravo Ridley Scott, impedisce Blomkamp di fare Alien 5 e fai sta minchiata di Alien, cioè minchiata per essere un Alien, non mi piace come Alien, non mi è piaciuto, non riesco ad apprezzarlo, quindi con tutte queste cazzate che ci sono proprio no, per cui questo è quello che pensavo circa Alien Covenant, più nello specifico potete dirmi anche voi la vostra nello specifico, contrassegnando il vostro commento con dicitura spoiler, perché voglio sapere cosa ne pensate senza che però roviniate il film a chi ancora non l'ha visto, tanto più che questa recensione è in anteprima, per cui in realtà il film uscirà l'11 maggio, quindi giovedì, per cui per due giorni magari qualcuno non vorrà vederla perché non vuole assolutamente sapere nulla, io infatti non ho fatto spoiler nella prima parte, ma si sa che magari qualcuno non vuole rischiare, quindi ci sta. Per cui anche la Waterstone, ripeto, non è un personaggio particolarmente carismatico, c'era il rapporto tra lei e Walter che poteva essere interessante, che non mi hanno sviluppato un rapporto di fiducia, tanto che David dice tu sei innamorato di lei, lui fa no, ma forse Walter sotto sotto ha sviluppato una coscienza che lo aveva fatto realmente innamorare di lei e non era solo senso del dovere per i chip che gli erano stati impiantati, e fondamentalmente la Waterstone poteva essere un personaggio interessante per via della morte del marito, il capitano, che però viene tirata fuori solo all'inizio, poi verso la fine un secondo, potevano sfruttarlo per dare carattere, invece un personaggio estremamente scialbo e piatto, così come quello di Crudup, che voglio dire fa delle scelte che
levatevi proprio. L'unico che mi è piaciuto è Tennessee, insieme oltre a Davide Walter, perché Fassbender è stato molto bravo. David un po' sopra le righe, però come personaggio ci sta anche, mi è piaciuto, però lo hanno gestito male su certe cose come lo scambio e quant'altro, e il fatto di non spiegare effettivamente come ottenesse certe cose, perché va bene che è fantascienza, ma un minimo di spiegazione me la devi dare, altrimenti io non capisco. Però Tennessee è stato figo, perché anche lì sacrifichiamo tutti perché sul pianeta c'è la mia moglie a bordo, però fa delle cose assurde perché la moglie è in pericolo, ma quando scopre che la moglie è morta piange, però poi non sembra più tanto sconvolto, capito? Si riprende troppo in fretta, non è una reazione umana credibile, però vabbè, oh, è un film e dobbiamo accettare certe cose. Quindi quello che avevo da dire l'ho detto, io vi abbraccio, che sempre tanto, ma tanto, ma tanto bene, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.